appuntamento storico questo, il Comune per la prima volta nella storia diventa soggetto in causa nella gestione del monumento con più visitatori di tutte le Marche, la Rocca di Gradara. Assieme al Ministero e chiaramente alla Direzione Regionale Musei sarà nostro compito valorizzare e promuovere questo bene che già fa tantissimi visitatori ma che ha ancora tantissimi margini di miglioramento e di valorizzazione. E siamo qua apposta proprio per coadiuvare il Ministero nel rendere più fruibile e ancora più accessibile questo bellissimo monumento. Naturalmente le prime operazioni saranno dedicate all'accessibilità, alla fruizione di questo monumento che sarà naturalmente ampliata, regolamentata con un prodotto, chiamiamolo così, culturale per tutti i target. Quindi saremo attivi fin da subito per rendere un orario più flessibile e un prodotto, un'esperienza della Rocca molto più adeguato alle aspettative target di pubblico che gravitano in questo territorio. Bellissima battaglia portata avanti dal Comune per poter gestire direttamente la Rocca, è un grande salto di qualità, non perché lo Stato non gestisca bene il monumento, si vede, insomma, è veramente tenuto molto bene, ma soprattutto per quella flessibilità, quel rapporto che il Comune ha con i servizi, con le persone, con i turisti, orari che si adeguano, sabato e domenica che diventano momenti normali di lavoro, di apertura, una Rocca che diventa ancora più disponibile per chi la vuole vedere, chi la vuole scoprire, con anche quella capacità che hanno gli enti locali come i comuni di creare poi tante iniziative attorno a questo spazio che certamente restituirà di più. Cresce il valore culturale del bene, ma cresce anche la sua capacità di generare lavoro e ricchezza per il territorio.